La televisione ci tiene compagnia da più di mezzo secolo. In questi anni è cambiata molto, dovendosi adattare al mercato e alle esigenze dei clienti. Sì, i clienti. Come ogni modello di business che permette l'utilizzo di un servizio gratuitamente, da qualche parte il denaro deve entrare per far rimanere tutto attivo. Questo è il caso della pubblicità. Quando nella vostra testa gira un pensiero del tipo «Ma che bello, questa sera danno Titanic in TV!» Nella testa dell'azienda televisiva invece gira il pensiero «Ma che bello, questa sera c'è una persona in più a cui vendere i nostri prodotti!» E sì, cari miei, la televisione serve unicamente a vendere prodotti. La televisione lo fa in modo velato, tra una parte di un film e l'altra. Quando stai lì che stai godendo per il tuo programma TV preferito, amici ascoltatori, non cambiate canale. Sì, lo so, sono pessimo come Mike Buongiorno. Lo so. E tac, arrivano i prodotti in vendita. Perché se ci pensate, il mouse degli anni 90 era il telecomando. Negli anni le cose sono pesantemente cambiate. Internet ha complicato notevolmente la vita alla televisione. Perché? Perché è in grado di farti scegliere che cosa vedere, di filtrare le cose che non ti piacciono dalle cose che ti piacciono. E da questo concetto l'idea di Mediaset, i canali profilati. I sei canali principali che conosciamo tutti, da Rai 1 a Italia 1, si definiscono generalisti. Puoi vedere di tutto a qualsiasi orario, qualsiasi tipo di programma. Il palinsesto è organizzato sulla base degli orari e di chi tendenzialmente è presente davanti alla TV. I cartoni animati, ad esempio, è inutile trasmetterli alle 11 del mattino, dove la maggior parte delle persone davanti alla TV sono le casalinghe. Molto meglio mandare in onda Forum, che è un programma nettamente più interessato al target. Quindi, se dalle 11 alle 13 sai di avere davanti alla televisione principalmente persone di sesso femminile dai 40 ai 90 anni, mostrerai prodotti di loro interesse. Questo, diciamo che è stato il metodo di profilazione che è andato bene per gli ultimi 40 anni. E oggi? Beh, oggi c'è il digitale terrestre. È comodissimo, ha un sacco di canali, ti dice cosa stai guardando e ti dice cosa vedrai. Il digitale terrestre ti è stato detto che serve per ampliare il parco mediatico a disposizione, avere più canali. In realtà è uno strumento per targettizzarti, profilarti meglio, sapere chi c'è davanti alla televisione. Facciamo un esempio. Dimax, la 5. Dimax è un canale televisivo dove si possono guardare programmi di auto, di cacciatori e di film con un sacco di esplosioni. La 5 è un canale dove si vedono programmi di interior design, di bellezza, di lacrime e di film spezzacuore. Indovinate quale sesso guarda Dimax e quale sesso guarda la 5. Io, ad esempio, che l'ultima volta che ho controllato ero maschio, appena metto sulla 5 inizio a sbuffare perché le vicende di una mamma e di sua figlia a me non interessano. Eppure, anche se di motori non ne so nulla, rimango affascinato a vedere i programmi televisivi su Dimax che riguardano il mondo dei meccanici. In sostanza hanno targetizzato i canali creandone una valanga per profilare chi sta davanti alla televisione e mostrare quindi la relativa pubblicità. Ovviamente il più possibile mirata. È inutile mostrare la pubblicità delle brugole durante i cartoni animati, non credete? Ecco, la potenza di internet da anni sta proprio in questo concetto. Il tuo prodotto, il tuo servizio, il tuo messaggio mostrato a chi ha interesse, al sesso e all'età desiderata, alla zona geografica che interessa, a chi ha un problema ora e tu la soluzione. Investire in marketing e pubblicità online è il modo migliore per ottimizzare i costi e profilare il tuo cliente tipo. Esattamente come sta facendo la TV da anni. Non ce la faccio, non ce la faccio!